Buongiorno Fiorellini, buongiorno, come va? State bene? State bene? Continua la mia convalescenza, sembra di stare un po' meglio, devo dire la verità. Diciamo che l'anamnesi è un po' questa, cioè io alla mattina faccio un po' fatica ad alzarmi, poi alla mattina così i movimenti sono un po' lenti, poi piano piano si scioglie, il dolore si scioglie durante il giorno e la sera quasi mi dimentico della mia menomazione. Insomma, sappiamo che per le costole ci vuole soltanto tempo e santa pazienza, come dicono a Verona, santa pazienza. Volevo parlarvi di un concetto così, mi sembra un concetto elementare, potrebbe essere un teorema. Allora, abbiamo visto i Novax che sono andati in piazza numerose volte, qui a Milano hanno veramente sconvolto la città e a Trieste e compagnia bella, dicendo che la loro libertà è limitata, eccetera. È stata limitata, è stata... sono stati defraudati della libertà. Non sono d'accordo, cioè in questo momento con l'aumento dei contagi succede esattamente il contrario. Cioè mi spiego, io sono uno, diciamo ipoteticamente un ragazzo che vuole andare a sciare in Alto Adige, un ragazzo di Bolzano, dintorni, e ammettiamo che facciano zona rossa, lockdown, a causa dei contagi. Ecco che allora la libertà di quel ragazzo, o di me che sono sciatore, viene improvvisamente mandata a quel paese. E così come potrebbe avvenire, e già avviene, con il ripristino delle mascherine in certe zone delle città. Quindi un ritorno alla mancata libertà. Ecco che allora coloro che denunciavano la mancanza di libertà sono invece quelli che creano la mancanza di libertà. Non vaccinandosi aumentano i contagi, perché l'80% dei contagiati non è vaccinato. Di conseguenza vengono fatte delle restrizioni che vanno a colpire quelli invece che hanno vaccinato, che si sono vaccinati e che quindi vengono defraudati delle loro libertà. Mi sembra un concetto elementare, non mi pare che venga molto espresso nei telegiornali o nei virolog party televisivi. No? Se adesso io mi dovrò comportare diversamente a causa dell'aumento dei contagi, che non sono colpa mia ma di quelli che non si vaccinano, ecco che allora le libertà nostre vengono calpestate. Non mi sembra un ragionamento così, no? Stupido. Mi sembra un ragionamento che può filare, o no? Cosa dite voi? Bene, lo dico pacatamente, insomma, ma insomma, speriamo di poter continuare a cantare e fare il nostro lavoro, costole permettendo, ovviamente. Oggi mi preparo a vedere il Milan, Salernitana. Quando vedo che una partita si preannuncia facile, facilissima, e vengono i sudori freddi. Perché tutti quelli che vengono a San Siro danno la vita per far bella figura e quindi diventa sempre un po' un problema. Guardate il Sassuolo dell'altro giorno, che sembrava Real Madrid. Quindi speriamo di festeggiare noi milanisti. Questa è un po' la sintesi di questa giornata. Ci avviciniamo al Natale, appunto un Natale che potrebbe essere, diciamo, vissuto in maniera diversa per le ragioni di cui vi ho parlato all'inizio di questo piccolo video. Volevo ringraziare Mario Di Nardo e rassicurarlo, Mario Di Nardo, che gli farò quel video per il suo gruppo. Lo farò con calma, appunto per le feste di Natale. Tranquillizzati Mario, oggi sto facendo questo saluto ai miei sostenitori,
Vi ringrazio, ho ricevuto tanti messaggi di solidarietà. E andiamo a vedere il nostro libricino di oggi. Allora, è una notizia curiosa. Annibale, il grande condottiero cartaginese, per non consegnarsi ai romani, si avvelenò. E questa è una vicenda che non appare molto sui libri di storia. Si sapeva degli ozi di Capua, degli elefanti che adesso pare che non ci fossero stati, insomma. Ma di questa storia dell'avvelenamento non si parla. Alcuni fonti autorevoli mi dice che per far rabbia ai romani egli si avvelenò ingerendo 5 piatti di bucatini alla matriciana e 3 pentole di coda alla vaccinara, e questo gli causò. Buona giornata, amici.